La redazione di Flash Giovani ha visitato Planet or Plastic, una mostra inedita su una delle più grandi minacce al nostro futuro. Nel corso degli ultimi 30 anni la plastica si è accumulata nel pianeta e sta rischiando di soffocarlo. Il National ci ha proposto questo bellissimo progetto espositivo, il primo in Italia, e il nostro presidente non si è lasciato sfuggire l'occasione di portarlo in una sede d'eccellenza come quella di Santa Maria della Vita. Quello che la mostra si propone di fare è di sensibilizzare il visitatore verso un utilizzo critico di questo materiale. È necessario un cambio di rotta. La plastica è un materiale estremamente importante per l'uso medicale, per l'uso alimentare. È necessario riciclarla, è necessario trovare anche alternative e soprattutto ripulire il pianeta dalla plastica che dagli anni 50 ad oggi abbiamo messo in circolazione. La mostra in perfetto stile National accosta fotografie di reportage a fotografie di artista. Mandy Barker, fotografa londinese, ha accostato frammenti di plastica raccolti nelle spiagge da lei frequentate da bambina in una maniera completamente insolita. Li ha posti su un fondo neutro, scuro, e li ha fotografati come se si trattasse di opere d'arte. Questo per consentire una decontestualizzazione e un effetto di straniamento che consentisse una riattivazione nel visitatore di uno spirito critico che forse in riferimento al materiale plastico si stava andando perdendo. Richard Seymour invece fotografa ambientazioni di mercato in un contesto cinese. Ci sono piccoli mercati specializzati nella vendita di un unico prodotto plastico. Abbiamo il mercato dei fiori, il mercato dei gonfiabili, il mercato delle stoviglie. Questo fa riflettere sull'uso comunque indiscriminato del materiale plastico. Ci fa piacere che il pubblico della mostra sia prevalentemente giovane. Abbiamo molte scuole che vengono a visitare la mostra, molte famiglie. All'interno della mostra, proprio in chiusura, c'è una sorta di decalogo che brevemente, ma in maniera molto puntuale ed efficace, racchiude 10 comportamenti che possono essere adottati per cambiare rotta. Cito l'ultimo, che è quello a cui teniamo maggiormente, ed è quello che prevede, quando si va a fare una passeggiata, quando ci si muove, la raccolta della plastica diffusa in maniera indiscriminata nell'ambiente durante i decenni che ci hanno preceduto. Questo basterebbe già per ripulire il pianeta e ossigenarlo.